Benvenuti ad una nuova puntata di Bianco e Nero. Oggi sono con due attori. Io mi sento un po' beata tra questi due bei ragazzi, Giuseppe Gioi Saveriano e Gennaro Saveriano. Ciao Gennaro. Buongiorno o buongiorno, che cos'è? Vabbè, ciao. Ciao, vabbè, ecco. Ciao, buona giornata. Credo che cominceremo ad grazie avere dell'invito. Grazie. Voi dovete ringraziare vostro fratello Fiorentino per questo invito. Salutiamo Fiorentino. Anche lui si è vista la cosa legale, insomma, perché dovete sapere che è il fratello buono, ovvero quello serio, legale, poi esatto, in mezzo a due l'avvocato è Fiorentino lui che ha già detto mi raccomando non mi imitare. Ho fatto no, non ti preoccupare. Fiorentino non ti imito, anche se vorrei il suo copyright, perché lui è un personaggio strepitoso e quindi farlo a teatro sarebbe bene. Avresti grande successo, quindi non lo dobbiamo imitare? Vediamo. Durante la puntata. Allora, due attori, un po' riduttivo. Allora, dovremmo fare due presentazioni separate. Che dici, Joy? No, vabbè, nel senso che alla fine anche se tu siamo... Tu sei più grande, hai più esperienza rispetto a Gennaro. Si vede dalla faccia che no, si vede dal fatto che siamo coetanei. Vabbè, non diciamo troppe cose, non fa niente. Vabbè, allora, Joy è molto conosciuto. Molto conosciuto perché insomma è un volto noto, un conduttore, un attore, uno anche siete anche autori, ampio anche autori. Tu hai fatto tanta gavetta, addirittura hai fatto anche l'aiuto in diverse trasmissioni Mediaset, tra cui Sarabanda, insomma hai fatto tante esperienze. Televisiva, diciamo Sarabanda, che poi è stato un processo un po' all'incontrario, perché è iniziato nel momento in cui mi trasferivo a Roma. Sì. E volevo studiare recitazione, ma ho bisogno anche di lavorare. E presi un lavoro dietro alle quinte lì a Sarabanda con Belen Rodriguez. Avevo 10 anni in meno. Lei però, pure, cioè 10 anni in meno. Sì, immagino lei... sempre molto bella. Sì, è stata una bella esperienza, ma quando erano gli studi, forse anche loro se ne erano accorti, in redazione, veniva fuori sempre quell'aria un po' più da frontman. Sì. E quindi poi nei momenti in cui ero in studio, io facevo il semplice assistente di studio, la regia era di Cenci, però provavo ogni tanto a prendere il microfono, i break, e quindi ad animare un po'. Poi alla fine un'autrice importante mi disse tu secondo me devi essere più davanti. E adesso oggi medio un po' tra la parte autoriale, diciamo, in cui mi sono formato e quella da conduttore, oltre a quella cinematografica che hai annunciato. Lui parleremo tra poco. Che tu c'è? Invece, attore, beh, io sono attore. L'impedito, nel senso... un po' particolare. Attore. Teatro e cinema, ho fatto un sacco di esperienze, ho fatto l'Accademia a Roma, poi ci siamo raggiunti, lui è venuto a Roma, guarda ma vengo pure io, mi faccio un corso di recitazione. Sei andato prima tu? Prima io, al tempo lui non ebbe la possibilità, però poi l'ha fatto pure meglio di me, quindi no niente, io cerco sempre di sottovalutarmi, alla fine credo in me stesso come lui lo fa. Ed è giusto, nel vostro lavoro bisogna per forza credere. Per forza, perché siamo, la paura è il nemico più terribile di ogni persona, ogni lavoro, quindi la convinzione di fare bene quello che bisogna fare è importante, dare l'emozione è giusta, io come attore spero sempre di servire il pubblico e quindi... Quello è il mio interesse. Io vi ho visto recitare, allora in particolare mi sono andata a guardare un po' due film, poi li vedrò tutti quanti interamente, che sono Sotto il segno della vittoria, sì. E l'altro mi sfugge sempre il titolo, aiutami su... Cadere nel villaggio dei miracoli. Nel villaggio dei miracoli. Allora a te ti ho trovato esilarante perché fa la parte un po' di questo, un po' gay, un po' gay. Sì. Ballerino. Sì. Un richiamo di qualcuno però nella voce però non lo okay, dice, okay. C'è un richiamo di un personaggio a me conosciuto, ma non perché in quanto... ci sono dei richiami comici. Molto comici. Non lo sa, mio fratello è fonte di ispirazione per la mia comicità, per il mio teatro comico, no, veramente.
ha delle, tocca delle linee comiche assurde. Ma lui non lo sa, questa è la cosa bella, lui non lo sa. No, cioè, assolutamente. Lui è meravigliosamente così com'è. Allora, io stavo, a differenza vostra non riesco. Ti racconto una cosa. Sì, sì, stavo in garage, stavo dando un'aggiustata alla 500, mi piace aggiustare un po' la 500 sì. Di papà, eh? Arriva lui con la mascherina, quella là, per il coronavirus, con l'ossigeno, arriva con questa cosa schiacciata sulla faccia. Hai visto? Ho messo la mascherina. Vabbè. Fatto io, vabbè. Non ti voglio imitare, però è un grande. Poi soprattutto sì. Il vogo era, cioè, era utile mettere la mascherina lì. No, sì, sì. Vabbè, però no, lui no, ma lui l'ha fatta apposta. Apposta proprio. Perché poi voleva che io lo pubblicassi in un gruppo che abbiamo di WhatsApp comico. Okay, lui è fonte di ispirazione. Sì, sì, sì. Oh. Insieme ad altre persone, sì, il bagaglio comunque culturale, artistico. È la vita reale quella che conta, cui... no? Dalla quale si trae ispirazione. Sì. Per esempio, tu hai detto una cosa poco fa. Sì. Lui non recita Fiorentino, sì. Se la vogliamo dire un po' alla Goffman e tutti, okay. Siamo tutti una rappresentazione drammaturgica della si realtà. Vedete che sei laureato in sociologia, guarda, sì, un grandissimo esame. Sì, e l'ho ritrovato poi nel teatro stesso. Io però penso, e sono sicuro anche lui, che forse lì sul palcoscenico, nel teatro, o recitando un ruolo a cinema, è l'unico momento in cui uno non recita, perché poi alla fine racconti la verità del personaggio, mentre noi spesso, purtroppo oggi, per difenderci, abbiamo bisogno di... Dico bene se... quindi questi due film l'avete fatti insieme, ma non solo questi due film, anche quello con Lina Sastri e quello con Giancarlo Giannini. Che poi è stato bello perché è avvenuto qui, nella nostra terra, è stato un processo all'incontrario proprio nel momento in cui salutavamo parzialmente Roma. Infatti una cosa che... dico sempre, c'è un aneddoto, eravamo a Piazzale di Roma un po' di anni fa e incrociamo lo sguardo di Giancarlo Giannini in un bar, lo guardammo, eravamo io, lui e Emanuele Latino, nostro amico, ci guardammo e Emanuele, mi sembra che disse, vicino a Gennaro, disse: guarda, c'è Giannini, possiamo farci una foto, però sai che bello recitare un giorno con lui. E io dissi là per là, perché ragazzi, tutto è possibile un giorno, vabbè, però recita con Giannini, mi facevo dall'altra parte. Io credo che poi alla fine, se in una maniera anche un po' mista, perché noi ci ispiriamo molto a questo, però tutto può succedere in un certo modo. Capitò che poi, quando tornammo qui, la partecipazione straordinaria di questo film sociale, mi faccio il nome, era La Seconda Vita, il primo film sociale che avevo una partecipazione io come attore protagonista, interpretavo un ragazzo su sedia a rotelle, c'era Gennaro, nel senso il custode di questa associazione. E lo accompagnavo sulla sedia. Sono in cura da lui a causa di una mielite che mi ha costretto su una sedia a rotelle. E da quanto tempo è sulla sedia a rotelle? Tempo? 10, 15. Dottore, io ormai non conto più il tempo. Da quando ho scoperto la mielite, la mia vita è cambiata. Tu praticamente cioè ci viene una chiamata un giorno e il regista Modestino ci disse: guarda che il tuo psicologo sarà Giancarlo Giannini. Non è possibile. Non era possibile perché... sì, è una... la responsabilità! Giancarlo Giannini, questa voce che è stupenda. Ma racconta l'aneddoto. Ma i più grandi sono sempre più umili, secondo me, o no? Posso raccontare un aneddoto con Giannini, in realtà ero sulla sedia a rotelle quel giorno. Sì. E stavamo a Roma girando la scena, praticamente lui entra, tutti ci avevano anticipato che era molto burbero, ma io non ci credo a queste cose perché poi alla fine il detto comune non è mai quello che è poi la verità. Arriva lui, mi guarda su sedia a rotelle e fa: salve, buongiorno, come ti chiami? Comincia a fare il... Io faccio Simone Idri, perché pensavo il personaggio. Sì, stesse già entrando un po' nel personaggio, voleva... A un certo punto comincio a recitare, la scena non so per magia, per qualcosa, esce davvero buona la prima, e ci fu un'introspezione particolare, la stavo vivendo veramente, e perché poi quando recito un grande attore ti mette nelle condizioni tali da non essere proprio con quella scena e basta. Te la dà la battuta, ti ispira, sì. ti mette a tuo agio. È successo che praticamente dopo finita questa scena lui mi guarda, fa: vieni da me, complimenti, ma bravo. Allora sei un attore. Io a un certo punto mi alzo dalla sedia a rotelle e lui grida: miracolo! Perché pensava, in realtà... Si alza dalla sedia, diceva: no, ma io sto bene. Pensava che anche noi
avevamo una diversa abilità in quel senso motoria. E poi è stato bello perché poi in quel momento, nel secondo Chuck, siamo usciti fuori dal balcone a Roma, non mi ricordo che zona, e mi ha messo a suo agio, nel senso mi ha detto ce la proviamo insieme questa parte, c'è un attore così importante. Io che penso che ti sei squagliato. Scherzava in napoletano perché lui comunque sapeva che eravate campani. Sì. E lui è bravissimo poi a parlare in napoletano, anche perché ci ha vissuto. Papà, ha fatto tanti film, tra l'altro. Da quando aveva 10 anni fino a 8 anni, poi disse, mi ricordo, bello raccontare la vita così, disse, io abitavo a Pozzuoli, se non sbaglio, vicino a Sofia Loren, all'Italsider, che poi, gioco anche di coincidenze, Italsider, il film di Lavert Mule, di Nanni Loi, Manda Picone, dove praticamente c'è Lina Sastri e Giancarlo Giannini. Io lo vedevo sempre da piccolo davanti su questo divano. Avete recitato con anche Lina Sastri, assurdo. Con tutte, tra l'altro sono anche delle sono bellissime fortunati. Foto. Sì, sì, bellissime foto, poi scatti indimenticabili. Altro grande attore Flavio Bucci, morto tra l'altro lasciato da pochissimo. Sì, abbiamo fatto anche un omaggio proprio qui alla sala Filmit con Aldo Feoli, con il suo... Ringraziamo e salutiamo. Grazie. Con il suo talk cinema, sì. Che non può mai mancare, abbiamo anche il critico cinematografico. Ma tu prendi in giro i tuoi fratelli, prendi in giro suo poverino. Così non prendi in giro me stesso. No, vabbè, no. È una tecnica per non... Sì, Flavio Bucci, io ci ho lavorato. Flavio Bucci è una persona, è un maestro della recitazione. Lui ci ha insegnato tantissime cose, l'ho detto anche nell'intervista. Lui ti faceva capire bene come stare su un set, ma non perché te lo diceva, perché lo guardavi come Giancarlo Giannini, stessa cosa, e faceva quelle cose che poi alla fine ho imparato in accademia. Cioè, anche se è un lavoro piccolo o importante o non importante, per loro comunque era un lavoro sociale, ma comunque in ogni caso importante, c'è la persona che si immobilita proprio a cercare il personaggio, entra nel personaggio. Mi ricordo pure Giancarlo Giannini quando stava in biblioteca, si prendeva il libro, se lo osservava. Perché già entravi in parte, perché era lo psicologo di Giuseppe, il film Simone si chiamava. Flavio Bucci, in realtà lui era una persona, a parte che è una persona spericolata, ha fatto una vita... anche detto, no? Ma quello che ti insegna è proprio questa sua concentrazione. E questa è la cosa più importante per l'attore, la concentrazione. Era un po' una persona difficile da avvicinare, no? Cioè, con la quale... Allora... il dialogo. Era una persona difficile, nel senso lui poi fumava molto, lui se fumava, quindi io fumo, con la fortuna, cioè, lui mi faceva, allora dormi una sigaretta, no? O quel modo suo, ci fumiamo queste sigarette, lui inizia a parlare, vede una persona che non chiede nulla, io lo osservavo, guardavo, io non gli chiedevo niente, allora lui mi inizia a raccontare tutta la storia della sua vita, ma a parlare da ogni cosa fa il doppiaggio. Voleva solo essere ascoltato essere e non ascoltato. Sentire sì. Che magari si sta lì, salve. Lui vedeva una persona che imparava, e allo stesso tempo ci fu poi un aneddoto particolare, una scena che lui disse: basta che me lo dici, così io so che devo farlo. E questa cosa, questo rapporto che ho avuto con lui, proprio di raccontare, di fare, non ero l'acting coach, ero in scena insieme a lui, proprio di dire: io sento di fare questa cosa. E lui mi disse: cavolo, però sei un attore che pensa. E questa cosa mi è rimasta, ha detto, mi brillano gli occhi. Sì, disse, sei un attore comico, questo è importante. Ti piace essere definito attore comico? Mi piace, sì, la comicità è la cosa più difficile che si possa fare, o ce l'hai o non ce l'hai, io non so se ce l'ho, però so come usarla, nel senso pure Totò lo diceva, basta un solo attimo e perdi la battuta, è così. Vedi, quell'attimo anche che adesso fa la magari differenza. La differenza, sì. La pausa, le cose, le sfumature. Scusate. Le referenze. Avevo ottime referenze. Impiegato presso un centro di installazione autoradio? Sei un cretino. Grazie, lo so. Joy, allora, Gennaro si definisce attore comico, tu come ti definisci? Io ti vedo un po' più, nelle parti in cui ti ho visto recitare, ti vedo un po' più attore, non impegnato, però... Sulla sensibilità, sul drammatico, dici? Ecco, sì, più in drammatico. In realtà mi è capitato sempre quello, ma io nella vita... Non è colpa nel senso che nella vita io vengo dai villaggi turistici, anche 10 anni, quindi anche come Gennaro abbiamo avuto questo background che è stata la palestra di tutto.
E in realtà io facevo proprio cabaret, musical, commedie, anche nella vita reale mi piace scherzare, scrivo anche testi comici e a teatro facevo cose molto comiche, vabbè, non esageratamente, come la commedia dell'arte di Goldoni, ruoli... Lui se fa le sue battute, battute. Ti atterra, massacra. Ti massacra. Sì, sì. Credo che forse a volte, ecco, questo è un po'... Non dico il limite, ma spesso lo stereotipo, parlo sempre sociologicamente, anche nel nostro piccolo, perché non è che chissà quanti film ancora abbiamo fatto, però possiamo dire che spesso se si individua una persona in un ruolo e comunque lo si identifica e ha dato magari del meglio, si rischia di rimanere ingabbiati. Sì, questo succede anche a livello globale, però il bello è mettersi in gioco. Penso che a questo punto debba scrivere io un film comico. Ok, allora lo aspettiamo. Ma scrivi una parte pure per me. Io voglio pure Fiorentino. Ma io voglio anche Fiorentino e poi a questo punto chiedo che ci sia una giornalista che legge il TG, così inserite. Perfetto. Anche me, il mio sogno è proprio fare cinema, ragazzi. Ha già scritto una scena in cui ci sta la giornalista. Entriamo in sala? Certo, entriamo in sala. Distribuiamo così. Comodissimi. No, mi veniva da ridere della battuta che stavamo facendo prima, anche lo stesso profumo, no? Sì, sì, abbiamo detto Sauvage e io penso che dicevi l'attore John Savage, sì, tutte e due abbiamo lo stesso attore, detto poi lei, ma in che senso? Mi ero distratta. E com'è stata l'esperienza anche con questo grandissimo attore? Allora, lui, John Savage, è stato attore hollywoodiano, famoso del Calciatore, i film con De Niro, Il Padrino. John Savage è stato incredibile perché quel giorno giravamo la scena a Tortoreto Lido, lì praticamente, e lì è successo il terremoto qualche anno fa. E giravamo questa scena in un asilo, se non sbaglio, in una zona lì vicino comunque. Poi eravamo noi a mangiare in una mensa. E lui sarebbe potuto andare invece a mangiare in un albergo con personaggi, perché c'era anche un altro set, lui stava lavorando contemporaneamente in un altro film internazionale. A un certo punto John Savage dice no, io perché devo andare a mangiare? Voleva rimanere con i ragazzi diversamente abili a mangiare e a stare con noi perché doveva studiare il copione. E quindi lui non recitava direttamente con me nel film. Come ben sai, anche se sei protagonisti, alla fine sono i personaggi, però lo osservavamo, quindi l'umiltà di vedere una persona così importante, un attore hollywoodiano, essere molto più umile spesso di alcuni attori che non ancora citate, che non citeremo mai, che magari normali, popolarmente come noi, che magari spesso per darsi un blasone ostenta un tono. Invece lui tranquillamente, poi è capitato anche un altro episodio, perché a fianco c'era il regista nei break che faceva i film con lui stava dirigendo il suo film con la produzione che sembra era italo-londinese, italo-inglese. Sì, Julia Roberts in realtà, sì. Julia Roberts, che stava con noi tranquillamente, era stupito anche del fatto che noi facessimo un film con tanti ragazzi diversamente abili, perché proprio la cugina, ovvero Julia Roberts, stava facendo un film, un colosso, con un ragazzo diversamente abile. Io non conosco questo film adesso, però lui ce lo citò, ci disse questa cosa. Certo, sono contento di questa notizia. Ok. Mirko? Sì. Riprendiamo gli allenamenti. Ok. Allora, posizioni? Sei pronto, campione? Al mio via. 3, 2, 1, via! Segui l'onda, campione! Segui l'onda. E allora, a questo proposito, ti chiedo l'esperienza con i diversamente abili in questi due film con Modestino Di Nenna, che da sempre porta avanti questo progetto con i ragazzi Noi con Loro e non solo, appunto, fino a diventare un fenomeno poi nazionale con questi film. Lo è diventato grazie a... Infatti ringrazio Modestino perché ci ha dato la possibilità di fare... Ha sempre creduto, ecco, Modestino è l'emblema di uno che ci ha sempre creduto, porta avanti un progetto con grande... Quindi è convinto. E poi il fatto di fare un film, anche perché lui fa teatroterapia, ha fatto sempre l'animatore sociale con lui, poi con l'aiuto di mio fratello e altre eccellenze che ci sono sempre nei film che facciamo, ha costruito questo meccanismo, questa arma vincente. E per me è stata un'esperienza fortissima. All'inizio parti con il fatto di dire vabbè, non è un film, è difficile, sarà difficile recitare,
Come sempre insegnano loro qualcosa. Sì, ti insegnano, io lo dico sempre, quando ricevi l'amore. Quello che ricevi è amore, basta, nient'altro. Posso dire solo questo, se dico amore ho detto tutto. Tu reciti con loro e noti la naturalezza, proprio la persona che sta giocando. Poi, chiaramente, serve sempre l'aiuto di una persona che li dirige. Dice, guarda, devi fare... Io mi ricordo Antonio e Leonardo, che sono proprio Totò e Peppino dei film che abbiamo fatto. Si mettevano in camerino, in camera con me, in albergo, e diceva, ma senti, come lui c'ha un po' la... Come devo fare la battuta? Tonino con le sue stampelle veniva, come mamma fa questa battuta? E dicevo, raga, allora... Dovete fare memoria, deve essere così ferrea che poi vi dovete dimenticare la battuta, cosa che mi diceva sempre pure Flavio Bucci. E lui diceva, sì, ma io non ci sto capendo niente. Oggi, ma domani le saprai a memoria, il tuo cervello immagazzina. E domani sarà la tua, quello che tu vorresti dire nel film. Quindi non fai più te che stai interpretando il personaggio, ma lo diventi. E loro erano... Poi, essendo già naturali di loro, diventano ancora più forti. Come ti chiami tu? Io sono Totò. Totò, solo così ti potevi chiamare, sì. Se c'è qualcuno mi dà una mano o qualcosa... Totò, accompagna il signore. Eh? Io. L'effetto era meraviglioso. C'è anche un corto che avete realizzato. Sì. Ce lo racconti? C'è un corto che... È stato fatto con Francesco Musto. Francesco Musto, anche lui è un ragazzo che ha partecipato ai film dell'associazione. E poi praticamente dopo che ovviamente ognuno ha preso ovviamente le sue strade, perché ovviamente ognuno poi si proietta anche nella sua singolarità, nei suoi percorsi, un giorno però veniamo chiamati da Francesco Musto, che è un ragazzo che abbiamo conosciuto sui set precedenti, e disse, Giuseppe, io con la mia associazione ho creato un soggetto, una storia che parla di bullismo. Come ben sai, oggi è una tematica attuale. Proprio qualche tempo fa c'è stata la giornata. Sì, la giornata proprio, la settimana della regione Campania sul bullismo, quindi, che poi è un'iniziativa, se non sbaglio, che ha fatto proprio il nostro, fatto proprio Carlo Iannace, se non sbaglio, è una cosa che stimo. Ho partecipato a una serie Camminata Rosa. La Camminata Rosa di cui tu sei. Al di là di questa parentesi, quindi Francesco Musto in realtà ci contattò e già c'era una sceneggiatura, un soggetto di storia che era scritta da Crescenzo Fabrizio, nostro amico sceneggiatore, autore che salutiamo. Io gli ho dato un accorgimento, diciamo, sui dialoghi, quindi cinematografico, e abbiamo girato questo corto Essere Diversi, di cui Gennaro è coprotagonista. Francesco parla è anche regista, che poi Francesco è incredibile, perché lui nella sua condizione naturale riesce ad essere innaturale. In che modo? Lui chiunque chiama a telefono è virtuoso, anche senza avere contatto sui social, riesce a far smuovere tutto. Per esempio, nella partita Frosinone-Juventus fatto arrivare Cristiano Ronaldo in camerino, ricevuto da lui. Sì, ti dico questa chicca perché molti non lo sanno. Oppure ha chiamato i Bundabash, contattati. Ragazzi, vorrei che la vostra sigla per un attimo, perché parla dei numeri uno, fosse la colonna sonora di questa. E Bundabash subito hanno detto sì. Posso dirla? Dice, io sfrutto la mia posizione. Disabilità. Per sfruttare loro e arrivare a me stesso. È un grande. È la dote dell'intelligenza, la virtù di chi alla fine sdrammatizza e però riesce a essere più eroe di altri. Poi, eroe è una cosa particolare, perché nel film c'era una parte dove io dicevo, no, lui si voleva far chiamare capo. Poi nel finale si capisce perché. Io dissi, no, ti devi far chiamare eroe. Dissi, no, Giuseppe, io non voglio farmi chiamare eroe, perché Joy, vabbè, Giuseppe nel lato più intimo, perché in realtà eroi lo siamo un po' tutti nella vita. Dissi, ok, capo. Quindi ti sei arreso. Alla fine avevo dovuto dire tutte e due le battute. Tutte e due, ecco. Che poi alla fine è stato tagliato. Nel senso, poi è cambiata un po' la formula del cortometraggio, però la storia comunque c'è, nel film c'è il fatto del capo e dell'eroe. La sintesi c'è. Allora, la domanda è inevitabile. Voi recitate spesso insieme, lavorate spesso insieme, però gli attori, si sa, sono un po' di più dei giornalisti egocentrici, anche se voi mi sembrate che avete un livello di egocentrismo controllato, diciamo. Abbiamo un ego da far vedere ad uno bravo davvero un bel po', dice Liga.
Ecco, com'è questo lavorare insieme? Come funziona? Vabbè, noi abbiamo, a parte che abbiamo lo stesso interesse, c'è una distanza tra di noi. In realtà quando lavoriamo siamo separati, è un lavoro personale, quindi nessuno disturba l'altro. Lui conosce i miei difetti, io conosco i suoi. Quindi se lui si deve concentrare so che non devo toccare delle linee. E se invece lui mi dice, Gennaro, però non la fa sta battuta, è troppo impegnativa così, non la capisce nessuno. Io faccio sempre, però, guarda, se io la penso in quel modo, arriva. Cioè, sì, va boh. Dentro la tua testa. Però è un rapporto proprio amichevole, fraterno. No, ma si vede, si vede, sì. Si percepisce. E ogni tanto lui quando fa la sua battuta, perché anche lui è un attore, quando fa la sua battuta impegnata, dico, però io se magari faccio questa cosa, no, Gennà, questa è la battuta mia e allora tu fai di meno, perché, no, non dice fai di meno, però vabbè, ho capito, non la dico, faccio finta di mettere un suono, però... Terribile sarebbe la mia morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto. Dai, Garibaldi, andiamo a fare una passeggiata. Su. Va bene, va bene. Insomma, è una bella sfida, no? Anche se le parti sono ben delineate tra voi. Ci vorrebbe un arbitro, un avvocato in mezzo, ecco. Quindi ritorna sempre il ruolo del terzo fratello. Narcisismo, hai detto una cosa, nel senso che è normale che sia sotteso in ognuno un narcisismo, però bisogna vedere se è funzionale, perché se è un narcisismo autocontemplativo non serve a niente. Io invece, esempio, io in questo momento sto facendo cinema perché per me è importante lo strumento, il mezzo che serve per diffondere un messaggio. Se in un certo momento funziona più la televisione o mi sento più proiettata alla televisione, se deve essere una scrittura di un libro, un romanzo, se deve essere un palco normale di presentazione. Noi, credo anche Gennaro, molto me, lo faccio come funzione sociale, perciò mi piacciono molti film sociali, non soltanto quelli con tematica sociale, ma nella proiezione sociale che hanno, se possono far tornare a casa un po' cambiati, o meglio far sì che ognuno riesca a leggersi dentro, spettatore, perciò non amo molto la fantascienza, nonostante poi i personaggi surreali sono più veritieri di quelli magari rappresentati in maniera neorealistica, però mi piace molto che ognuno riveda i propri anni, la propria vita. Ecco, rivedi i propri anni, la propria vita, vorrei fare un complimento agli anni più belli, perché l'ho già fatto nella trasmissione di Il film di Mucci. Mi piace molto quando il racconto all'italiana, la sensibilità del regista all'italiana, quando, ecco, io penso che se noi vogliamo fare qualcosa di positivo che va fuori dalle nostre terre, per portare anche la nostra terra fuori, dobbiamo raccontare noi stessi. Altrimenti succede che se noi volessimo fare i panini all'americana, gli americani direbbero, vabbè, ce li facciamo noi, non abbiamo bisogno di te. Nemmeno dobbiamo portare lo standard soltanto della pizza, ecco la metafora del gioco, ma deve essere qualcosa alla fine che suggestiona, però la gente deve vedere quello in cui non riesce ad arrivare l'altro mondo. Molto felline, però su una cosa la dico io, lui parla più di te, lui parla più di te, tu giornalisticamente sei perfetto, Joy è più showman, showman, molto showman. Non sa usare il microfono, io no. Senti, mi ha fatto un assist, sì. Voi siete molto legati alla vostra Irpinia. Io prima vi ho detto, ragazzi, ma essere meridionali, essere campani, essere irpini è un pregio o un difetto? Gioia mi ha detto no, è un grande pregio, anche perché noi siamo testa dura, noi irpini siamo tosti. Tu se dici sempre poi... sono di Avellino, non è che fai il tipo che dici sono di Napoli. No, io in realtà dico non sono di Mercogliano. Cioè, dicono dov'è? Quelli dicono dov'è? Provincia di Avellino, poi dicono pure, ma Avellino, raga, studia la geografia. No, alcuni non lo sa, ma io parlo di... Certo. Salutiamo il sindaco d'Alessio, dai. Sì, grande megalomane. Ciao Vittorio, scherzando. Un personaggio pure lui. Abbiamo un sindaco insindacabile. Quindi tu dici sono di Mercogliano. Sì, io dico sono di Mercogliano, io sono nato là, cioè, sono nato a Avellino, ma vivo a Mercogliano. Poi ho fatto anche una grande esperienza a Mercogliano, non la dimenticherò mai, la passione di Cristo. Tutti e che due, tutti Vittorio D'Alessio, mi chiamò. Che poi era in onda in diretta televisiva. Sì, ma ha fatto Erode. Ecco,
Chissà. Fate rode. Allora, tu facevi Pilato e tu facevi Gesù Cristo. Pilato, che tra l'altro è avellinese, cioè, no, avellinese, era irpino. Sì, sì, quindi questa non cosa lo sapevo, ammetto. Io mi sono studiato tutta la Bibbia, io ho letto tutti i documenti storici. È stato un momento forte. Mamma mia. Fare Gesù è il personaggio più difficile al mondo, secondo me. Farlo bene, per farlo bene bisogna crederci, se no non lo fai. Ti cambia la vita. A me mi ha cambiato, io ero più esuberato. Adesso ascolto di più, perché ho ascoltato lui. Per questo io sono nato, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque ascolta la verità, ascolta la mia voce. Veritas. Che cos'è la verità? Cosa. Ti è capitato, mi racconti un aneddoto, visto che insomma spesso siete andati ospiti a tantissime trasmissioni televisive per presentare i vostri film, i vostri lavori, se non lo so, Baudo, la Bonaccorti, qualcuno va detto ragazzi però voi due insieme funzionate, mi piacete. C'è proprio un episodio, c'è un episodio che, vabbè, noi ringraziando Dio siamo stati anche ospiti poi da Pippo Baudo a Domenica Inn, in un breve intervento, però intervistati dalla storia della TV italiana. Ma quando ci fu l'anteprima nazionale a Roma del film, noi proprio in quel momento avevamo avuto i primi riflettori fuori, le persone insomma ci chiedevano la foto, e proprio in quel momento mi disse il regista, quando è stato che Baudo dentro, ho detto ma dove sono quei due fratelli che li vorrei conoscere? Ma noi stavamo fuori, perché c'erano tanti ospiti, facevamo i selfie, gli amici, e insomma non abbiamo avuto modo di conoscerlo in una maniera extra professionale in quel senso, però già il fatto di averlo vissuto, essere considerati anche in una trasmissione, quindi ti guardava anche con quegli occhi di benevolenza, quindi è stato molto bello, grazie a questa opportunità che ci hanno dato. Infatti disse a Modestino poi ce l'ha raccontata, sono dei bravi, hai dei bravi attori, sono forti quei due, lui disse sono fratelli, bravi, e poi gli attori. Peccato, non ha detto, io li ho creati. Li ho inventati. Vabbè, questo sembra piuttosto. Magari succedesse. Magari, la voglia che quindi sarebbe. Baudo, noi stiamo qua, ti ricordi di noi, pensaci solo un attimo. Progetti futuri? Progetti futuri, ci dobbiamo fare il film noi. No, i progetti sono tanti, noi facciamo un sacco di, attualmente un po' di spot pubblicitari, Giuseppe è sempre l'autore, io sono il pratico, quello che mette in scena se stesso, anche se in questi non ci sono mai, ma anche a livello, io prendo la telecamera, mi piace andare in camera oscura, il montaggio, mi piace fare tutto, la post-produzione l'amo, la fotografia, a me piace ogni cosa che sia arte. In realtà poi noi siamo anche dei ex pittori, in realtà siamo nati col disegno. Ti racconto questa cosa perché c'è molto confidenza e oggi è proprio una festa. Ecco, Titti, ci raccontiamo tutto. Io. No. A metà, però ce la sono studiata. Che tu stai un attimo a dire, grande. In realtà io, vabbè, essendo primogenito, non avevo molta compagnia, essendo da piccolo, ero molto introspettivo, disegnavo sempre, non so perché disegnavo sempre un profilo di una donna, ecco, la donna oniricamente può essere anche l'arte stessa, non sappiamo cos'è. E c'era poi un televisore spento, in bianco e nero, giustamente, che io lo guardavo sempre, ho sempre fatto così, ascoltavo musica, quando piccolo lo disegnavo e immaginavo delle scene nella vita, vendendomi anche protagonista nelle scene stesse. È anche un po' quello la sintesi di oggi, perché abbiamo iniziato con i disegni, poi ho immaginato magari dentro nell'inconscio di essere un regista attore di quello che fai. Regista non possiamo dirlo ancora di esserlo, nonostante abbiamo fatto già delle regie, però da essere il regista di un film importante ce ne vuole. E ancora in età abbastanza matura ci mettiamo ancora in gioco per formarci, infatti ultimamente abbiamo frequentato anche un master
con Nicola Giuliano dell'Indigo Film e tanti attori, registi e registi nazionali, perché come dice Edoardo, gli esami non finiscono mai. L'ha scritto anche sulle 15 pagine di biografia che abbiamo. No, sull'enciclopedia. Tu due pagine, lui 15. Vedi. Vabbè, c'è da dire la verità. Lo dovevamo no, tanto ascoltare. Ecco. Adesso lui deve parlare. Dai, faglielo. La verità. Dovete sapere che mio fratello lo chiamo e dico: guarda, c'è un'intervista, puoi preparare la biografia della Torre? No, non ce l'ho. Allora, devo preparare io. Io una già ce l'ho preparata perché... Te la devi io preparare. Sono difetto. No, io sono pigro. Che segno sei? Acquario. Io sono pigro, però se devo fare una cosa, poi entro in un canale. Però all'inizio mi dice la cosa e faccio. Vabbè, mo la devo preparare, però comunque non ce l'ho la brochure come ce l'ha. È anche più grande di te. Spieghiamo che è anche più grande di te. Ci abbiamo fatto cose, qualche film, qualche. Hai fatto però anche tanto teatro. Un sacco di teatro, io l'ho imparato, il teatro si impara, cioè il cinema si fa, lo possono fare tutti, il teatro no. Però non significa che chi è attore di teatro è più bravo dell'attore di cinema. Ha un'esperienza diversa. Sono due meccanismi diversi, ma la recitazione è sempre la stessa. Però il teatro, il contatto, la fatica fisica di recitare davanti a ogni sera. Non devi sbagliare mai, devi stare là. Il cinema è diverso, è meccanico. La difficoltà è questo lavoro che si fa nel... Ah ok, cioè, perché nel cinema si girano delle scene che sono poi sparpagliate tra di loro. Magari giri il finale e poi... Allora devi ricordarti come un puzzle, brava. Il fatto, devo essere così perché poi dopo è una sorta di montaggio. Sì. Allora ci avviamo alle conclusioni. Vi devo fare una domanda sullo sport, perché insomma voi ci seguite con Sport Channel 214. Grande. Tu giocavi a calcio. Io giocavo a calcio, io ero un perfetto panchinaro. Io sono stato terzino destro, no. US Mercogliano, sì. Ho fatto pure un provino per l'Avellino. Mi hanno anche preso per i tre. Il nostro fratello che è anche perché il fratello avvocato è anche agente. Dirigente. All'epoca non era ancora, ma forse se lo fosse stato non andava altro che in panchina in tribuna. Era sicuramente un fallito, perché con un calciatore come me non beccava neuro. Ma abbiamo un calciatore bravissimo, abbiamo mio fratello, come fa non ti imito. Vabbè, non lo imitiamo. Poi l'ultima volta che non vai a vedere una partita è da quel famoso Avellino Napoli quando morì Sergio. Sì, perché sono molto emotivo. Ho visto questa atmosfera e non mi è piaciuto più stare allo stadio. Però amo il calcio, la partita, la tattica. È possibile, tu mi hai detto prima, stai pensando eventualmente di inserirlo in un film, però tu invece non vai dal 2009, tu sei uessino, cioè è finita quell'Avellino. No. Non sono su queste cose, logo e quant'altro. Io in realtà è perché a un certo punto ci siamo un po' allontanati perché abbiamo vissuto più a Roma. Adesso siamo ritornati e il calcio ovviamente lo vediamo più in una maniera, però l'Avellino la seguo sempre, formazioni su tutto, quello che è. Però mi ricordo la trasferta, perché facevo anche le trasferte con i gruppi, anche con i ragazzi di Mercogliani, South Boys. Poi c'era Avi Morendo, Avellino Catania, sì, 2-0, incredibile là. Sì, quella è mitica. Hai preso, se non hai preso una pietra nel pullman, non sei stato a Catania. Mi ricordo ero in tribuna, c'era il Principino anche. Sì, mi ricordo è stato, sì, era una partita un po' pericolosa lì. Però, grazie a Dio ci siamo salvati, nel senso che ci siamo salvati noi. Avete portato a casa la pelle. Allora, come lo vogliamo chiudere questo bianco e nero? Ditemi voi. Beh, fai tu, di chi è il bianco, chi è il nero, chi è il nero. Chi ecco, è no, chi è il bianco e chi è il nero, no. Vabbè. Sono vestito in bianco apposta. Tu sei vestito in bianco, tu sei più scuro. Nero, vabbè. Okay. No, un sogno, io chiedo alla Marzullo, perché siete anche ospiti di cinematografo, il sogno. Aspetta che ci devo pensare, la domanda sua. No, il sogno, il sogno di Gennaro Saveria. Milanese, poi tra l'altro Marzullo, lo vediamo sempre per il sogno. Il sogno mio è anche quello degli altri. Soprattutto della mia famiglia. Io spero che loro si realizzino e poi vengo io. Io sono l'ultimo. Quindi loro raggiungeranno magari le più grandi vette e poi io li seguirò. Capito?
No, sei rimasto scioccato. Incantato, no? È che no, ha detto una cosa molto, molto bella. Mi sembra veramente molto sincera. Io chiuderei così. Nel senso che... Vabbè, allora a sto punto divento io stavolta pratico, visto che lo sei sempre tu. Ci piacerebbe, almeno piacerebbe, fare magari un giorno un film che richiami anche la nostra terra e raccontare non solo la nostra terra, perché io credo che ogni... la terra e tutti i luoghi che ti ospitano, i luoghi, quindi Roma, Napoli, ma soprattutto Avellino e Montevergine, perché per noi è rappresentativo Montevergine, oltre Mercogliano, perché ci siamo nati, ma Montevergine è la vetta a cui vogliamo arrivare. Poi è la Madonna che ci protegge e ci custodisce sempre. E noi è una madre, quella celeste che guida ogni cosa. L'abbiamo fatto anche in Ciacquai. La nostra mamma schiavona. Mamma schiavona. E allora grazie davvero a Joy e Gennaro Saveriano, salutiamo anche Fiorentino, che è quello che manca, salutiamo e ringraziamo Palmiro Napoli, ci vediamo alla prossima puntata di Bianco e Nero.